una borsa e una valigia. Quante strade percorre un giornalista, notte e giorno ininterrottamente va per la città, cantava una famosa canzone. Ed è vero, quanta gente assetata di giustizia e verità, valori importanti, insieme alla passione infinita, come quella che ad ogni edizione viene ricordata per onorare la memoria del compianto Mimmo Castellano e che oggi, insieme ai 60 anni dell'Ordine dei giornalisti di Napoli, arriva alla 12ª edizione. Scomparso prematuramente il 16 giugno 2008, come si ricorderà? È stato vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania e segretario aggiunto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. L'istituzione del premio rappresenta un importante quanto necessario momento di riflessione per la categoria, ma mai come in questa edizione al suo nome sono legati numerosi riconoscimenti. Chi ha avuto il privilegio di vivere non solo il professionista ma anche l'uomo, oggi è grato al tempo e alla motivazione che, come ricorda il presidente dell'Assostampa Valle del Sarno, Salvatore Campitiello, sul grido «Affacciamoci», Mimmo Castellano desiderava che tutti i giornalisti, delle diversità che contraddistinguono ognuno, fossero impegnati insieme a lottare per una categoria unita. Ricorda ancora che sovente il compianto giornalista asseriva che l'unione, oltre ad essere la forza del giornalismo, era anche garante della qualità nella stessa informazione. A tal proposito, mai come quest'anno, il grido «Affacciamoci» diventa concreto ed estremamente attuale. Il premio giornalistico nazionale Mimmo Castellano sarà un momento di riflessione profonda sulla stampa locale e sull'etica che contraddistingue la categoria. L'edizione di quest'anno è caratterizzata proprio dall'approfondimento sul tema il valore della stampa locale attraverso l'etica e la deontologia del giornalismo in un mondo rivoluzionato dalla comunicazione e dall'informazione, due universi in contrasto, in un'era in cui la tecnologia e i social media hanno profondamente rivoluzionato la stampa. Saranno numerosi i relatori che contribuiranno a far luce su questo importante tema. Tra i partecipanti saranno presenti il tesoriere del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti Gabriele Dossena, il presidente dell'Ordine della Campania Ottavio Lucarelli e il presidente del Movimento Unitario dei giornalisti Mimmo Falco. Ognuno di loro porterà la propria visione, la propria esperienza per affrontare al meglio un dibattito sul ruolo della stampa locale in un'epoca in cui la comunicazione e l'informazione sembrano essere in continua evoluzione.